grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Cari colleghi, oggi siamo tra di noi, no? E quindi se ci sono anche domande, io tenterò di essere breve, di rispettare anche i tempi. Mi aspetto poi dopo, credo che sia una tavola rotonda, anche una discussione in merito alle cose. Quindi è un modo di confrontarsi oggi, non è il momento, diciamo, al mio avviso, di presentare un approccio preciso. La domanda che oggi trattiamo e devo trattare è massimizzare l'identità del progetto. Ora, sotto la parola edilizia sostenibile e design creativo è chiaro che si può includere tutto, non è facile descriverlo. Noi come studio abbiamo progettato il edificio che è qui accanto. Ecco, ok. E quindi oggi la presentazione si divide in due parti, ci saranno alcuni slide, alcuni filmati. Vogliamo rappresentare questo tema che riguarda l'identità di un progetto tramite in particolar modo del edificio Box e quindi del master plan generale del quartiere in quale ci troviamo, quindi il circuito Misano Works, e poi presentare anche qualche altro progetto. Quindi parleremo adesso come identità di un marchio, quindi brand identity, come si trasforma questo in architettura, come è possibile realizzarlo. Poi passeremo nel più concreto, nella fase un po' più concreta del progetto, anche analizzando il nuovo edificio Box e le salette VIP che è nato quindi qui in fondo. Per avere un'identità entreremo ancora più nello specifico trattando il mood board e le finiture, e poi parleremo anche delle varianti, perché anticipo questa cosa: un progetto oggi che deve durare nel tempo e che deve rappresentare un'azienda, una realtà, essere un brand, come lo chiamano gli inglesi, deve essere per durare, deve essere flessibile, cioè deve essere assolutamente in grado di recepire cambiamenti che vengono invece espressi durante la fase. Brand o marchi che sono statici, impostati in una certa maniera e non cambiano, a mio avviso, nell'architettura non possono vivere a lungo. Quindi, se parliamo quindi di identità del marchio per quanto riguarda il circuito Marco Simoncelli in quale ci troviamo oggi, noi abbiamo nel 2017, fine 2017, iniziato questo rapporto con la committenza per capire cosa hanno bisogno, e la prima necessità era quella di creare una identità che viene creata, come ben sappiamo, se guardiamo i grossi marchi a livello mondiale, sono temi globali, sono temi che riguardano la globalizzazione nel bene e nel male, perché l'identità del marchio ha una visione di essere riconoscibile a livello globale, no? Ora, con i marchi come questi che abbiamo rappresentato qui, questa è una azienda che produce scarpe oppure vestiti per lo sport, e quindi è una cosa universale. Diversamente è se guardiamo i landmark di una città, che poi non sono, se vogliamo, universali, ma sono riferiti proprio a un luogo specifico. Quindi, se noi vediamo la Tour Eiffel, non è che si trova in Sud America, negli Stati Uniti, oppure si sa esattamente un luogo specifico. E questo forse è la prima differenza, se parliamo di identità di un marchio, che possiamo constatare tra l'architettura e il prodotto. Cioè, un prodotto
è universale e viene distribuito dappertutto e quindi in tutti i luoghi del pianeta ha la stessa identità e la stessa espressione, mentre un landmark dal punto di vista architettonico, che è un'identità di un luogo, è riferibile a un luogo solo. Ora, se questo trasformiamo nella situazione in quale ci trovavamo qui, quando abbiamo iniziato il progetto, siamo andati anche a cercare in giro per il mondo come sono organizzati i circuiti, perché parliamo di questo, no? È un committente che richiede di dare l'identità a un luogo riconoscibile. E qui oggi c'è anche la socia, l'ingegner Villa, che all'interno dello studio ci aiuta anche in queste cose. Abbiamo quindi cercato un po' di capire cosa succede negli altri casi, no? In questo caso specifico siamo in una situazione che era questa prima della partenza. Ora, non è che non è stato fatto niente. La committenza aveva in qualche maniera tentato già di creare una riconoscibilità, no? E quindi questo processo di rinnovamento era già iniziato con il nuovo design delle livree ispirate alle grafiche degli anni d'oro della Riviera Romagnola. E qui alcuni di voi lo conoscono, Aldo Drudi, che è un designer qui della zona che è noto in questo campo, aveva già tentato di capire cosa può essere quindi l'identità di questa azienda ed è partita già prima che noi arrivassimo uno studio grafico su quello che vuol dire l'identità dell'azienda. Ora, in questo contesto noi abbiamo prima fatto velocemente un'analisi del luogo e questo è, ripeto, la differenza tra architetto e designer, perché qui comincia una complessità maggiore a mio avviso, cioè l'identità del luogo. E abbiamo fatto praticamente un'analisi girando tutto questo grande circuito e questa grande area che dall'autostrada si manifestava in questo modo. Abbiamo poi cercato, no, un po' di riferimenti per capire, ma devo ammettere che io dal punto di vista della progettazione dei circuiti e noi come studio non avevamo una gran esperienza, non è una cosa che capita ogni giorno, noi l'abbiamo preso anche volentieri come una nuova sfida e quindi siamo andati proprio in giro anche un po' a analizzare come funziona negli altri circuiti. Abbiamo detto qui ci vuole qualcosa anche dall'autostrada che rende, che in qualche maniera annuncia questo che poi avvicinandosi andremo a vedere. Avvicinandosi invece, ecco, la visibilità ravvicinata ci è portato a pensare di fronte alla rotonda dell'ingresso che sarebbe bene trattare queste superfici che già ci sono, quindi qui ci troviamo a una, davanti a uno stato di fatto che non è trasformabili in maniera sostanziale, quindi a volte si tratta di pensare anche a una mitigazione di qualcosa che si trova già e che già è esistente, no? E quindi abbiamo pensato che potrebbero essere qui le pareti verdi che in qualche maniera anche la questione dell'autodromo, sia dal punto di vista dell'umore che dal punto di vista anche dell'impatto ambientale, va a mitigare l'effetto. Da vicino invece, e cominciamo a avvicinarsi anche all'edificio, la situazione era questa, quindi da un lato c'era questa vista oppure la zona paddock che in qualche maniera ha un'importanza grossa per quanto riguarda proprio la vita, quindi non si svolge tutto soltanto sulla pista, ma ho dovuto imparare anche questo. Una buona parte dell'evento si svolge invece sul lato interno, si svolge proprio tra il pubblico che vuole condividere quello che succede prima o dopo la gara, perché la gara ha anche questa caratteristica che passando le macchine, noi essendo in un posto statico, la seguiamo in 15 secondi, poi per 2 minuti e mezzo dobbiamo aspettare che ritornino, no?
mentre questa vita che si forma intorno, prima e dopo gara, ha una rilevanza molto importante. C'erano quindi le grafiche del design del circuito che erano già un primo step in merito a questa cosa, e noi abbiamo pensato anche di inserire una quinta verde che proprio durante il percorso, che credo che tutti noi adesso oggi abbiamo fatto dal parcheggio che si trova in questa zona qui, quindi lungo il nostro percorso per entrare, abbiamo pensato a una quinta verde che ci accompagna verso il circuito. Avevamo le prime idee come questa zona, che adesso oggi è anche occupata e quindi funziona molto bene, potrebbe essere realizzata. E poi abbiamo questo studio, fatto il primo passo, uno studio approfondito, come oggi è la situazione, come si presenta il circuito di Misano, che oggi parlo di quel periodo, senza identità in sostanza, no? Se noi guardiamo, vediamo le pubblicità dei vari marchi, ma dove siamo, in che luogo siamo? Ecco, mettendo accanto il circuito di Yas Marina a Abu Dhabi, è chiaro che questa identità qui non esisteva, tranne alcuni container che vediamo appoggiati uno sopra l'altro, credo che questa era la zona per i giornalisti. Su questo abbiamo tentato di ispirarci e quindi di creare una prima idea molto veloce per vedere se il committente condivide con noi questa situazione, e quindi sono nati i primi rendering, ripeto, molto veloci, che in qualche maniera dovrebbero essere la concretezza di questo primo step all'interno di un master plan largo e vasto. Il master plan alla fine prevedeva tantissimi interventi e prevede ancora oggi tantissimi interventi, di cui alcuni sono realizzati, alcuni sono in fase di realizzazione e alcuni sono cambiati del tutto. Ma di questo parleremo dopo, quando parleremo infatti delle varianti progettuali durante un percorso con un committente per creare una identità legata al luogo. Bene. Proviamo adesso di inserire il primo breve film di un di un minuto e mezzo. Un possibile equilibrio, una modalità di progettare a misura, tenendo insieme la spinta verso il futuro, la libertà e la creatività, insieme al legame con la storia, con il contesto, il luogo e la sua cultura. La proposta di Neil Chalmers. Penso che un buon approccio è un rapporto tra radici e ali. Il rapporto tra radici e ali per me consiste nel preservare e nel interpretare il contesto in quale si trova un edificio o in quale deve nascere un progetto, e quindi per questo servono le radici, che prendono la loro forza sotto la terra e quindi fisicamente dal luogo nel quale si trova. E dall'altro lato invece le ali, che sono un simbolo per la libertà, per poter muoversi in maniera spensierata e guardare verso nuovi orizzonti. E questo credo che è altrettanto importante, perché questo vuol dire avere il coraggio di fare il passo in avanti, avere la volontà di applicare anche le proprie energie a un processo creativo che guarda da oggi verso il futuro. Quindi quando si porta proprio a equilibrio un progetto tra queste due tendenze, è un progetto secondo me ben riuscito. Esplora.com
questo è un estratto di un filmato che cui abbiamo fatto con Esplora per lo studio, Allora, ritenevo importante questa cosa perché secondo me, ecco, anticipavo poi prima nell'intervista, la differenza, infatti, per creare una identità di un edificio è quello rispetto a un progetto di design, è proprio questa la differenza, cioè il radicamento nel territorio e nel contesto. Perché mentre un prodotto di design qualsiasi, io direi, è più riuscito se diventa riconoscibile e applicabile a un'azienda o a un progettista in tutto il mondo che per forza deve essere uguale, invece l'architettura è diverso, perché poi se applichiamo questo approccio corriamo il rischio di diventare autoreferenziali, no? Ci sono cosiddetti, diciamo, archistar che a volte forse sono caduti esattamente in questa trappola, cioè di creare un prodotto che è riconoscibile come mano, no, dell'artista, dell'architetto in tutte le parti del mondo, a prescindere dove mi trovo. Ecco, con questo approccio io ho qualche difficoltà e ritengo che invece per creare una identità di un progetto, di un edificio, bisogna sempre avere questo rapporto tra le radici e le ali, cioè radici nel senso figurativo, che in qualche maniera tentiamo di riferirci al luogo, di analizzarlo con attenzione e di provare di capire quali sono le caratteristiche specifiche, anche per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali, ma anche il contesto urbano in quale si trova e le esigenze della committenza. E dall'altra parte, quindi, le ali che in qualche maniera invece fanno questa spinta verso il futuro, creando comunque un'architettura diversa, un'architettura che sperimenta con i materiali, con le forme, e che non è statica riguardando esclusivamente al passato e orientandosi esclusivamente al passato. Lì, in questo contrasto, invece, si tratta di camminare e di trovare l'equilibrio giusto. Ora, entrando nel specifico, cosa è successo? Perché l'intenzione era mia, io spero che lo condividete, di presentarvi un processo, perché questo processo è facile presentarlo in questa prima fase, no? Creiamo un brand, creiamo un'identità del progetto, ma per farlo realizzare, per farlo proprio diventare concreto, ci vuole tanto. E quindi il percorso che io vorrei condividere con voi è proprio questo. Quindi, una volta stabilite le linee guida del master plan per tutta l'area, siamo passati invece nel concreto all'edificio stesso. Allora, questa era la zona in quale abbiamo deciso di fare, o in quale la committenza ha deciso di fare il primo intervento. Ecco, questa è la zona come si trovava prima, come era la situazione prima dell'intervento, proprio questa era la situazione. Noi abbiamo preso quest'area, abbiamo analizzato con attenzione le esigenze del committente, e cioè di avere al piano terra un'area rialzata che si chiama area box, dove dal lato paddock, quindi dal lato interno, si accostano tutte le varie case o le varie macchine, dentro si fa la preparazione per la gara e poi si esce verso la pista e c'è il punto di partenza. Sopra invece la committenza chiedeva, e qui vediamo questa cosa segnalata in rosso, sopra invece la committenza chiedeva le sale VIP e quindi le zone per le ditte, per i personaggi che vengono specificatamente invitati a partecipare all'evento,
e un terrazzo praticamente sopra. Noi tentavamo di dare a tutto questo elemento, a questo edificio, una forma sinuosa, sempre nella larghezza, già riferendosi all'edificio esistente in quale siamo adesso, e quindi era una lunga stecca che accompagnava questa linea di partenza invece delle gare. La prima idea quindi era questa di chiudersi, come vedete qui, sul lato giù, sud, e lato paddock, sul lato nord invece la pista. La nostra idea iniziale, non conoscendo anche bene le procedure di un circuito e le cose che servono, avevamo pensato che il primo orientamento che l'edificio deve avere è verso la pista. E quindi poi, utilizzando anche un po' questi colori che avete visto, siamo partiti con questa prima idea, che poi dopo viene invece completamente modificata e cambiata nel processo creativo, che proprio è questo anche il punto interessante, di utilizzare praticamente questa onda, la forma e questa punta di una nave in qualche maniera che si orienta verso il mare, no? Che in qualche maniera può essere una nave, può essere in qualche maniera una modalità di rappresentare velocità, di aerodinamica, no? E era questa idea di partire da questa situazione, prevedendo poi sul lato interno verso il paddock una facciata con un percorso interno che in qualche maniera però non aveva nessun rapporto con il paddock. Qui qualche prima rendering delle zone interne, e poi confrontandosi invece sempre di più con la realtà che un circuito ha, con le loro esigenze. Qui vediamo anche la situazione praticamente verso anche cosa succede, no? Durante la gara abbiamo capito che la zona qui segnalata blu, cioè questo percorso che in realtà in un edificio standard sarebbe esclusivamente un corridoio, è invece molto importante per condividere anche l'evento dall'alto verso la zona interna, no? E quindi i primi schizzi che nascono sono schizzi che in qualche maniera tentano di rendersi conto di questa situazione, ma come vedete la forma ipotizzata, già adesso modificata, non ha ancora tanto a che fare con l'edificio di oggi. La situazione invece sulla forma definitiva che poi l'edificio ha preso era un altro continuo confronto con la committenza, dove invece durante anche la fase esecutiva si cominciano a concretizzare le cose, cominciano a nascere le misure precise che sono necessarie per entrare nei box, comincia l'analisi su questo che la parte invece del percorso in alto può avere, e quindi qui vediamo già questa suddivisione in una zona esterna con un terrazzo che in qualche maniera crea questa possibilità di avere un rapporto molto ampio e importante con la zona quindi del paddock, e un'altra zona invece con i gradini che guarda verso la pista. Quindi qui si cominciano già di concretizzare le idee che la committenza ha in merito alla funzione, e noi con sempre un'idea che in qualche maniera deve rispettare l'idea iniziale del master plan e quindi anche della creazione di un'identità che fino adesso non c'era, tentiamo di andare dietro, no, alle esigenze che poi continuano a cambiare, perché non è che il committente dal primo giorno ci dice voglio l'edificio esattamente con queste funzioni. Forse ci sono anche questi committenti, nel caso nostro era è un processo invece molto dinamico, e lì c'era anche la sfida maggiore di mantenere il rapporto, di rimanere dinamici durante la fase anche di progettazione senza perdere l'identità.
Quindi l'edificio che comincia a svilupparsi anche nella maniera concreta comincia ad assumere le forme che vediamo qui, che sono, anche se vogliamo, in qualche maniera poi, nonostante le modifiche successive, le forme che vediamo oggi. A questo punto subentra invece la tematica sul pensiero concreto che vorrei vediamo se non si sente, vero? Un'altra chiave di cura per un progetto di successo è la capacità di mantenere o di avere un pensiero concreto già dall'inizio. Pensiero concreto che in qualche maniera tenga di portare avanti un'idea iniziale proprio fino al suo compimento finale. Realizzare, fare architettura, la concretezza del pensiero, rispondendo ad esigenze e distanze, interpretando e traducendo, superando sfide e proponendo soluzioni. Attraversando le diverse scale dell'architettura, lavorando su temi progettuali diversi, esplorando tipologie e materiali, mettendo in rete competenze e professionalità. Diversi luoghi e risposte, il piazzale Kennedy a Rimini, il progetto per il circuito di Mesana, ospedali e scuole, l'ultimo ampliamento della Fiera di Rimini, l'ambasciata tedesca a Belgrado, edilizia privata. Architettura responsabile, costruendo e pensando su misura. Infatti costruendo e pensando su misura è questo tema che adesso andremo ad approfondire, perché come dicevo inizialmente è la differenza tra la parte del design e la parte dell'architettura. Ora entriamo nel concreto, quindi il progetto si comincia a stabilizzare dal punto di vista delle forme, delle esigenze funzionali e quindi subentra il tema delle finiture, dei materiali che altrettanto hanno un ruolo significativo nella scelta dell'identità di un progetto. Le ispirazioni noi inizialmente abbiamo tentato di trarre da questo che c'era, quindi la grafica del circuito di Misano, che era già in qualche maniera una soluzione molto felice, che aveva anche un discreto successo nella comunicazione. E quindi l'idea iniziale era questa, di in qualche maniera riprendere il discorso dei colori e di andare avanti con i colori che nascono dalla grafica del circuito. E lì succede una cosa interessante. Un incontro proprio con Aldo Drudi, con il quale volevamo anche confrontarci, perché il confronto è essenziale in questa fase, anche con tanti. Con Aldo Drudi ci incontriamo per capire quale può essere quindi alla fine l'identità che si trasforma in materiali e in colori del nostro edificio. E noi, come avete visto, abbiamo in qualche maniera pensato di seguire già l'onda della grafica e dei colori. E lui giustamente ci ha fatto questa domanda: ma siamo sicuri che vogliamo andare sempre enfatizzando questi colori già scelti per la grafica? In fondo l'architettura è un'altra cosa. Anzi, vi invito di valutare se non vogliamo proprio invertire la cosa, cioè la grafica è questo che sono inviti, flyer, queste cose che si vedono anche dall'alto, dall'elicottero quando si fanno le gare, è una cosa. L'edificio forse potrebbe invece prendere riferimento a una macchina, a un motore, a una
e quindi usare proprio i colori e i materiali che sono caratteristici, ecco, per gli oggetti che girano, per gli oggetti per i quali è fatto il circuito, no? E questo ci è piaciuto molto come idea, l'abbiamo approfondita, perché alla fine la scelta poi decisiva, anche con la committenza che condivideva questo, è di lasciar stare la grafica del circuito com'è, come un elemento separato, e di rafforzarla addirittura con un programma contrastante, se vogliamo, no? Dal punto di vista delle finiture dei materiali, usando quello che nel mondo del motore e dei motori delle macchine sono i colori presenti e i materiali presenti, no? Quindi le tonalità principali alla fine sono argento, sono tonalità delle leghe di ghisa, sono, o di alluminio, sono queste cose che in qualche maniera rendono, se vogliamo, una facciata monocolore, no? Quindi senza tanti colori, anzi senza colore. Quindi come riferimento, prendendo alcuni spunti che anche per quanto riguarda gli interni, le finiture, i controsoffitti, cioè subentra questa idea all'interno di tutto il processo progettuale, non solo una facciata o un rivestimento interno. E quindi alla fine nasce un mood board che in qualche maniera deve rappresentare esattamente questa idea. E quindi parte addirittura dai bagni, dove noi tentiamo di applicare questa logica, no? Sempre riferendoci ai materiali che sono fanno parte invece delle macchine e dei motori che girano, no? E nasce una facciata ben diversa, dove l'unico tocco che in qualche maniera immaginiamo, non è ancora terminato e quindi non lo vediamo, è questo filo rosso che in qualche maniera dà un contrasto a questa monocromia che invece troviamo per quanto riguarda i materiali. E qui praticamente comincia a nascere, ecco, questo grande spazio all'esterno, che è questo orientato verso paddock, che poi invece aveva ancora a suo tempo all'interno la parte, diciamo, del corridoio che distingueva la parte del terrazzo da questo interno. Qualche immagine degli interni e la prima immagine per quanto riguarda l'accesso nuovo, no? Quindi orientata a questa prua, uno può dire prua della nave, l'altro può dire che è una marmita di un motore. Insomma, le interpretazioni sono libere, però l'edificio che nasce ha questa monocromia che in qualche maniera anche fa riferimento al luogo e all'utilizzo. Questo erano praticamente le due facciate, e in fondo, siamo ancora nel tempo perché abbiamo una decina di minuti, chiudo per non bloccare, ecco, da lì siamo partiti, infatti avete visto, ecco, non è finito ancora qui, perché questo che ci insegna questo progetto è sempre questa necessità di rimanere flessibili, aperti alle esigenze che cambiano continuamente, e con questa tipologia di funzioni richieste cambiano, questo vi posso dire, in maniera ancora molto più veloce del solito, no? Se il committente, dico un esempio, fosse stata una banca, non credo che avremmo avuto questo percorso di adattamento continuo in fase esecutiva, no? Siamo di fronte a una committenza che, guardando anche le tendenze, è molto creativa, e quindi capitava di dire: beh, ma sono andato nel circuito, sai cosa ho visto? Hanno fatto una cosa nuova, che ne dici? No? Di fronte, ed era un confronto continuo che all'inizio era difficile seguire, ma poi abbiamo capito, se vogliamo stare accanto a questa tipologia di committenza, bisogna adattarsi, bisogna sviluppare questa modalità anche di essere aperti, di essere flessibili,
che per me di origine tedesco poi è un'esperienza tutta nuova, no? Però ho scelto la Romagna non per caso. Ecco, allora, quindi abbiamo iniziato con una nuova esigenza che è subentrata anche di applicare i colori e le tonalità, per esempio, all'edificio esistente, no? Abbiamo fatto con facilità perché, per fortuna, già il concept che era impostato, no, su queste tipologie di materiali, in qualche maniera non era facile, non era difficile di adattarsi. Però poi, in fase già di esecuzione, perché il progetto, il grezzo, le strutture a grezzo erano già partite, nascono nuove esigenze, che poi nascono dalle esperienze avute altrove, della committenza che dice: guarda che il terrazzo è talmente importante che lo dobbiamo coprire, cioè non coprire che diventa chiuso, ma con una struttura di lamelle noi lo vorremmo per poterlo utilizzare, perché non tanto per questioni della pioggia, ma proprio per questioni del sole, perché diventa inutilizzabile l'estate una superficie così ampia, servono strutture, strutture, tendaggi bianchi che si montano, smontano, invece per mantenere il luogo come un luogo identitario, no? La committenza ci chiede: guardate che lì dobbiamo prevedere qualche ombreggiamento che deve funzionare. Oltre altre cose ci chiede anche gli interventi sulla facciata, perché l'intervento sulla facciata ad un certo punto diventa talmente importante che la committenza di il rapporto con l'atto box, scusatemi, con la zona, quindi box di eventi prima e dopo la gara, diventa talmente importante che la committenza dice: ma siamo sicuri che questa facciata ci serve? A me serve questo rapporto proprio diretto, tutti i clienti, tutti i visitatori che passano sui piani alti devono avere questo rapporto diretto con quello che succede sotto. E la facciata ci serve? Non è che un elemento secondario, no? Per quanto riguarda l'architettura. Quindi noi ci troviamo di fronte a queste richieste, non sono poi spiccioli, sono cose che è anche inusuale, no? di confrontarsi da questo punto di vista. E quindi interventi sulla facciata. La zona che qui vediamo in blu era una zona interna che invece adesso in questa proposta, con la facciata che non si fa più, oppure con la proposta di non farla più, diventa però anche un problema esecutivo, perché vuol dire che le pareti che sono interne diventano pareti esterne. Quindi rivalutare anche tutte le questioni per quanto riguarda anche la trasmissione termica, eccetera, che poi comporta, ecco qui a destra, a sinistra vediamo lo stato di progetto che era prima, a destra vediamo invece l'idea che abbiamo condiviso con la committenza, cioè di togliere addirittura anche la facciata di fronte al percorso interno, di far diventare tutto una zona esterna, dove quando percorro praticamente, ecco, posso guardare verso fuori e avere questo spazio così ampio che prima invece era diviso tra una parte interna ed esterna. E la stessa cosa succede al piano sopra, qui siamo al secondo livello, dove si vede anche impostando la vista come impostata adesso, questo rapporto che alla committenza era così importante, di rapporto concreto, sempre riferito quando io percorro questo lato interno con la zona box. Copertura delle terrazze. Beh, qui erano tante varianti studiate, alla fine prendendo anche riferimenti sempre lì alle situazioni intorno nel mondo, come vengono gestiti questi alti piani, nel senso che siamo all'ultimo piano, anche con una zona bar. Quindi la committenza dice: qui dobbiamo prevedere le zone dove uno ha piacere di stare, perché siamo nel punto più alto, perché vogliamo anche avere la possibilità di ospitare le persone non solo sotto ma anche sopra. Quindi nasce poi nel mondo, a livello concreto, anche l'esigenza di prevedere le zone hospitality all'ultimo piano,
che poi richiede un ricalcolo strutturale, che richiede non solo un ricalcolo strutturale, ma spostare anche le macchine dal piano dove erano previste al piano sopra. Qui ho fatto questo screenshot per farvi vedere cosa si doveva spostare. Cioè, non è che sono due tubi che spostiamo semplicemente, infatti manca ancora l'investimento, se vedete, fuori dell'ultimo piano dove gli elementi sono stati spostati proprio per ospitare all'ultimo livello una zona ristoro. E ora, da questo che era il progetto esecutivo già in qualche maniera in corso, invece diventa un progetto, ecco, io qui vado avanti perché diventa un progetto che in qualche maniera tratta la situazione in maniera diversa. Cioè, questo qui era un piccolo schizzo, perché questa zona, che era una semplice zona di macchine tecnologiche, quindi una stanza impianti, diventa invece con questa apertura la stanza del ristoro e di bar all'ultimo piano, che va in qualche maniera adattata anche esteticamente sempre alla linea generale che abbiamo scelto dal punto di vista progettuale. E quindi il progetto, ecco qui si vede da questa situazione sopra, acquista un ulteriore valore a questo ultimo piano tramite questo intervento. Certo che questo comporta immediatamente una valutazione, una rivalutazione del progetto, perché questo ultimo piano non esisteva, questo piano sopra in qualche maniera era una situazione alla quale non si doveva neanche accedere. Invece cominciano a nascere questi studi, che poi vengono accompagnati anche da dettagli esecutivi che in qualche maniera devono essere cambiati in corso d'opera per essere adattati alle nuove esigenze. Tutto questo lo volevo anche condividere con voi, perché essendo colleghi sapete sicuramente bene di che cosa sto parlando. E quindi le prime impostazioni per quanto riguarda la nuova terrazza, che in qualche maniera deve garantire anche la possibilità di stare in maniera piacevole su questo ultimo livello, con una nuova scala che accede anche a questo piano. Ecco, la situazione invece è quindi questo: tutto questa ultima parte che vi ho fatto vedere nasce, se vogliamo, quasi in concomitanza con questo stato del cantiere. Quindi la flessibilità di adattarsi, e voglio qui chiudere, di adattarsi alle esigenze che cambiano durante l'esecuzione o durante la fase progettuale, è una sfida che è soltanto possibile se l'identità che si definisce all'inizio permette una flessibilità che permette anche alla committenza a questo punto di dire: bene, manteniamo una linea di partenza condivisa comune, ma all'interno di quella io chiedo modifiche, adeguamenti e aggiornamenti del progetto, che è il diritto, insomma, di un committente, che proprio anche paga per avere il suo lavoro, per avere un nuovo edificio e per avere anche questo che inizialmente si immaginava. Io ho chiuso la mia parte della presentazione, avevo altri due progetti che volevo condividere con voi, ma credo che non... poi, se ci sono domande, possiamo farlo. Noi abbiamo visto il piazzale Kennedy adesso, che anche questo è un luogo in qualche maniera dove una città chiede di creare un luogo identitario, che nasce però da una esigenza puramente tecnologica, perché l'impianto di depurazione d'acqua che nasce sotto il piazzale Kennedy, che è enorme, un'opera ciclopica dal punto di vista impiantistica, ha bisogno di una pelle. Questa pelle va fatta in maniera tale che diventa un luogo di riconoscimento
un viewpoint per la città di Rimini, no? Quindi anche lì stiamo parlando di un luogo identitario. Allora, intanto facciamo un applauso al detto.